Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Autostrade va allo scontro, sia l'accordo con il governo, ma solo se salta la cessione del controllo a CDP che aveva accettato a luglio. La ministra De Micheli in audizione alla Camera ha annunciato che permane lo stallo della trattativa perché è arrivata un'ora fa una nota di Autostrade per l'Italia con la quale ci ha comunicato di accettare il testo dell'accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica, chiedendo la sola eliminazione della clausola dell'articolo 10 che subordina l'accordo al passaggio della maggioranza alla società pubblica. Coronavirus, Conte rassicura. Breve 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia. Arcuri sta concludendo la gara. Ci sono file per i test, stiamo lavorando per i test rapidi. Ieri c'è stato un bel segnale, un importante sindacato dei medici di famiglia insieme a Speranza ha dichiarato che sono disponibili a effettuare i test. Arcuri sta concludendo la gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione dei medici di famiglia, e questo lo ha detto il Premier Giuseppe Conte in un intervento al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS. Coronavirus, CTS scrive: se casi crescono ancora, rafforzare le misure e le raccomandazioni al governo, quindi mascherine necessarie per contribuire alla riduzione della proiezione di droplets, ma anche controlli sugli assembramenti, particolarmente quelli critici. Questo è il contenuto dell'ultimo documento che è stato consegnato al governo per il nuovo DPCM. Voto del Parlamento da remoto, 105 deputati firmano la proposta. Cencanti dice: altrimenti le Camere non sono in grado di operare. La riforma regolamentare che disciplina la possibilità di partecipare a distanza ai lavori di Montecitorio e Palazzo Madama eviterebbe il rischio che il normale funzionamento del Parlamento sia compromesso. Il deputato PD insiste sulla necessità di accelerare il confronto per evitare un grave squilibrio istituzionale. Covid Latina preoccupa, un cluster tra medici e chiuso il pronto soccorso ad Aprilia. Si va verso nuove restrizioni, insomma. Terracina e Aprilia le osservate speciali, ma è tutto il Basso Lazio a rischiare. Sulla scrivania del prefetto ci sono diversi provvedimenti, dai mini lockdown alle limitazioni di orari per gli esercizi commerciali, passando per il numero chiuso sui trasporti, fino alla zona rossa provinciale. L'assessore regionale alla sanità ha detto che aumenteremo i tamponi e ci aspettiamo ulteriori incremento dei casi anche importanti. Vaia, Pallanzani dice: garantire distanza sui mezzi pubblici. Processo disciplinare a Palamara, il PG chiede al CSM di esperlerlo dalla magistratura. A Perugia voleva un procuratore addomesticato, ha detto nel corso della sua requisitoria a Palazzo dei Marescialli. Il sostituto PG della Cassazione, Perelli, ha dichiarato che sui vertici della Procura di Roma e di Perugia c'era un disegno occulto e inconfessabile e l'obiettivo era selezionare candidati che avrebbero dovuto sovvertire le regole dello Stato di diritto. L'avvocato generale Gaeta dice: Palamara è il regista dell'incontro all'Hotel Champagne di Roma in cui lui e i parlamentari Lotti e Ferri, per differenti ma cospicui interessi personali, hanno pilotato e promosso la nomina del procuratore capitolino. Violentò una paziente disabile approfittando del lockdown, fermato un operatore sociosanitario di 39 anni a Enna, ha confessato. L'uomo lavorava nell'IRCCS Oasi di Troina, dove era ricoverata la ragazza 26enne che ora è incinta. A fine marzo aveva chiesto alla direzione sanitaria il permesso di accedere alla struttura dichiarata zona rossa per dare aiuto ai colleghi e ai degenti. Gli altri operatori si sono accorti della gravidanza solo dopo 7 mesi. L'accusa è violenza sessuale aggravata.
Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.